Che fai? Scacci le mosche? Mi sto solo scaldando. Scaldarsi? Sei già tutto sudato! E quello cos'era? Un diretto, forse? Diventi vecchio, dottore. Questo te lo manda il vecchio. Cos'era? Una carezza? Lo sai? Se combattessi bene come sai parlare, saresti il campione del mondo. È che non voglio farti male. Farmi male? Ma io sono un dottore. Beh, spero che tu abbia avvisato casa. Ti sto spedendo all'ospedale. Tutto bene. Mi manderanno in giro per gli ospedali adesso. Lo so, Don Vaccaro. Sono troppo vecchio per andare in prigione. Lo so, Don Vaccaro. Probabilmente andrò nella camera a gas. Possiamo rimanere un po' da soli. Il padrino si è occupato di tutto. Ti tireremo fuori di qui. Quando? E quando? Tu lo sai. Fra qualche attimo. Correte! Amico, ma che stai facendo? Nessuno può entrare e nessuno può uscire. Andiamo! Scalzati, padrino! Forza, facciamo alzare questo rottame! Porta giù questa cosa e prendi mio nipote. Non posso, è pericoloso. Adesso. Fai
non lo porti giù, ti faccio saltare questa testa di cazzo! Se mi uccidi, moriremo entrambi! Se non atterri, sarai tu a morire per primo! Senti, amico, tu sei un pazzo! Abbassati! Domani mattina. Ho bisogno di un altro. Dateci una mano! Portatelo al traumatologico. Ne stanno arrivando altri 4 da un incidente. Preparati. Dottore! Dottore, la prego! Sta soffrendo molto, non può fare qualcosa. Noi siamo qui da più di un'ora. Mi dispiace, abbiamo poco personale. Le faccio somministrare un calmante. Ora non voglio fesserie. Il mio socio è stato ferito. Voglio che lo curiate e voglio che lo curiate adesso. Scusate. Noi abbiamo delle regole. Allora, hai perso conoscenza? No, ma l'altro ragazzo sì. Beh, in questo caso dovete aspettare il vostro turno come gli altri. È arrivato il nostro turno. Questo è un ospedale, non voglio avere problemi. Io odio i dottori. Buonasera signori, sedetevi, grazie, seduti. Assaltato, bravo. Oh,
signor Carducci, sono tutti pronti ad ascoltarmi. Benvenuti, amici miei. Vi ringrazio tutti voi per essere qui, ospiti della mia umile dimora, e miei graditi ospiti. Signori, stasera si fa la storia. Questo era il passato. E questo è il futuro, il nostro futuro. Il crimine organizzato è sul punto di diventare un network internazionale che potrà permetterci di avere soci d'affari in tutto il pianeta. E questa sera abbiamo l'elite, la creme della creme, Wu Fong della triade di Hong Kong, l'onorevole Soto Wayanabashi della Yakuza giapponese e il mio amico Carlos Lopez del cartello di Bogotà. E come ciliegina finale, il nostro stimato compagno Vladimir Khrushchev, senza le cui visioni e previsioni tutto questo non sarebbe stato possibile. Ora, contrabbandare le armi nucleari dell'ex Unione Sovietica e venderle al mercato nero è una linea di condotta diversa dal solito, ma i profitti che se ne possono trarre ci renderanno molto, molto ricchi. Denaro. Mi piace l'idea. E grazie ancora al nostro compagno, sembra che avremo una fonte inesauribile di queste armi, insieme a una crescente richiesta da parte dei governi del Terzo Mondo. Questo significa il successo, signori. La famiglia Carducci organizzerà le vendite e gli acquirenti si occuperanno dell'esportazione. Il denaro sarà poi trasferito attraverso la stessa rete di distribuzione delle lavanderie. Se la cosa andrà bene, e io ne sono convinto, signori, saremo soci d'affari per molto, molto tempo. Chi ci dice che possiamo fidarci? Vedi, questi sospetti sono veleno per noi. Non siamo nemici, né io né nessun altro. I federali, l'Interpol, quelli sono i nemici. Uniti conquisteremo, divisi moriremo. Noi siamo il futuro del nuovo ordine del mondo. E insieme noi dobbiamo accettare queste sfide e diventare invincibili. Bene, vidi, vici. Venni, vidi e conquistai. A saluto. D'accordo, sapete cosa fare. Ci incontreremo di nuovo qui fra 5 minuti. Mike, tu e Lance guardate dietro. Non so niente, ti convede rubare la gente. Ehi, amico, fai come ti ho detto. Saremo molto lontani prima che vengano qui. Ora facciamo quello che siamo venuti a fare. Da questa parte. Va bene, è tutto ok, no? Signor è facile. Carducci, cosa? Qualcuno è entrato nello stabilimento. E vai, pensaci tu, vai.
Com'è la combinazione? 10 a destra. 10 a destra. 24 a sinistra. 24 a sinistra. E 2 a destra. 2 a destra. E... Oh mio Dio! Dammi la borsa. Oh, sì. Dai, amico, sbrigati. Oh, sì. Non posso lasciarlo qui. Usciamo di qua, amico. Dai, dai. Voglio spicciati! Non ti fare staccare da quell'idiota! Io me ne vado. Johnny, solo una domanda. Correggimi se sbaglio, ma noi non dovremmo fare l'interesse dei pazienti. Che fai? Incrementi gli affari della clinica? No, se lo facessi i consiglieri comunali mi farebbero la corte. Perché non capiscono che c'è bisogno di un gruppo di medici volontari? A proposito, non abbiamo ancora ricevuto il denaro che c'era stato concesso. E spero che non sia sparito come quello per la scuola del distretto e quello del lotto. Come diavolo avranno fatto con il denaro del lotto? Dimmi, come sta Bobby? Sta bene, sta... meglio. Chiede quando avrà una nuova mamma. Mi piacerebbe trascorrere più tempo qui, ma mi sento in colpa quando non sono con lui. Ho un'idea. Perché voi due non andate al mio capanno in montagna per il fine settimana? Io potrei andarci un'altra volta. Sicuro? Non dovevi andarci con l'infermiera Rushett? Johnny, ci andrò un'altra volta. Fuori. Grazie. Ferma sta macchina, ferma!
Matteo! Vai, gas! Andiamo via! Portiamolo fuori! Fuori! Basta, sta bene, dammi la borsa. Posso aiutarla? Dammi la borsa, eh? Mi ha rubato la borsa, ha rubato la mia. Portatelo via di qui. Dammi la borsa. Dammi la borsa, capito? Forza, non sto scherzando, amico. Dammi questa borsa. Dammi la borsa. Sono un medico. Ah, sono un dottore anch'io. Va tutto bene, non ti preoccupare. Quali sono i suoi segni? Sì, come li chiamate voi? Ho controllato qui, ma non so che cosa. Levati di mezzo. Guarda avanti. Guarda avanti. Prendetelo, prendetelo, prendetelo. Non ci posso credere. Bloccalo! Qui è la polizia! Qui è pericoloso, andiamo, andiamo, andiamo! Una ferita d'arma da fuoco. Johnny, ho riconosciuto la tua macchina, stai bene? Sì, sto bene. Che diavolo sta succedendo? Non lo so, stavo per chiedertelo io. Non so nulla, ho visto l'incidente, mi sono fermato e qualcuno mi ha puntato una pistola. Beh, gli hai dato una bella occhiata. Sì, posso aiutarti. D'accordo. Fa finire un po' tutto questo casino. Poi ci vediamo nel mio ufficio. Controlliamo le foto segnaletiche e vediamo che possiamo trovare. Sei sicuro di star bene? Sto bene, a tra poco. D'accordo. La mia borsa. La mia borsa. Successo, capo, ci deve essere stato uno scambio da qualche parte. Che deduzione brillante, Vincent. E chi state venuto in mente da sola, eh? Un gruppo dei lurdi fetenti entrano in casa mia e mi derubano, eh? Non c'è più rispetto qua dentro. Ma che cazzo crede di essere? Dov'è il dischetto, stronzo? Dischetto? Era nella borsa con i soldi. Oh, ma adesso non c'è, vero? Ce l'hai un nome? Fingers. Fingers. Cioè dita. D'ora in poi lo chiameranno Mano Muzza. Non uccidermi. Farò qualunque cosa. Lo giuro, non uccidermi. Dov'è il dischetto, piazza merda? Era nella borsa con il denaro. Lo giuro. Giuro che era nella borsa. Sai una cosa, amico?
Te credo. Sì, te credo. Qualche fesso d'un dottore è il mio dischetto. Prendetelo, riportatemi il mio dischetto. O vi butto addosso l'FBI, la CIA, l'Interpol, le Nazioni Unite e San Bernardo e i Bulldozer. Super! Sì, capo, andiamo, forza! Wood! No, forse ce la faccio. Papino, ma veramente andiamo a pescare? Sì, certamente. Finché non diventi blu. Sì, mi piace il blu. Vai in macchina. Dai, sali. Ho preparato parecchio cibo, ma dovrete fermarvi a prendere il latte. Grazie, Maria. Sono sicura che quando mangerete i miei manicaretti vi leccherete i baffi, sì. Sono sicuro. Vedrò. Ok, questo è il posto dove andiamo. Quindi, se le serve qualcosa, può chiamarmi quando vuole. Ok, ma non si preoccupi per me. E veda di divertirsi col ragazzo e passi delle belle giornate. Lo faremo. Bene. Ciao. 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 Chiedo scusa, signora, non ci sta il dottor Wu? No. No? Come mai? Noi dovevamo vederci per un... sì, su un dibattito per le ricerche del coso, sì, dello stomaco, possibile che non gliel'ha detto. Strano, perché lui è un tipo che non dimentica mai le cose da fare, lei lo sa bene, signora, non è vero? Ma il dottor Wu non mi dice mai i suoi impegni di lavoro. Ah, pure io sono un dottore, non faccio le stesse operazioni che fa lui, infatti ho altre specializzazioni, io aiuto la gente a morire dolcemente quando sono vicini alla fine. Lei è un dottore? Sì, un dottore, anche se un po' anticonformista. Mi dispiace, ma non so come aiutarla. Non so come aiutarmi? Esatto. E va bene, se non sa come aiutarmi. Oh! È un posto carino, tu che ne pensi? Ma è una catapecchia. Ci sono un mucchio di pesci. E guarda, quello è enorme. Prenderò il pesce più grande di tutto il lago. Pronto? Passami il signor Carducci. Un momento, prego. Sì. Signor Carducci, sono Vincenzo. Sì, cosa vuoi? Mi stia a sentire. Il dottor Wu non è in casa adesso, però io lo so dove sta. In un capanno su qualche montagna qua vicino. Che cosa devo fare? Fai quello che devi fare, ma tu riportami il mio dischetto. Ah, sì.
D'accordo. Andiamo, forza. Entrate in macchina, forza. Guarda, Bobby. Forza. Attento alla testa. Deve essere un vero puma. Ehi, voi. Salve. Quello è il suo cane? No, quello è Shiba. È un puma. Wow. L'ho salvata da una trappola questo pomeriggio. È una bellezza. Lei è il ranger del parco. Sì, l'unica della montagna. Sono Kelly Scarborough. Johnny Woo, piacere. Questo è mio figlio Bobby. Ciao, Bobby. Salve. Allora, cosa vi porta a Winslow? Ci siamo fermati solo a fare delle provviste. Vuoi venire a mangiare con noi? Mamma e papà vorranno restare soli. Mia mamma è in paradiso. Mi dispiace. Se volete scusarmi, non avvicinatevi a quel micione, d'accordo? Ha un bel puma, eh? Sì, certo. Andiamo. Salve, bella giornata, eh? Sicuro? Sono lo sceriffo Watkins. Sono Johnny Woo e questo è Bobby. Che ci fate da queste parti? Andiamo a pescare sul lago. Ah, in quel lago ci sono le trote più saporite che abbia mai pescato. Con un po' di burro e un po' di limone diventano un piatto che non ha uguali nel mondo. Ehi, dovete riuscire a prenderla più grossa. D'accordo. Quelli del posto la chiamano lo squalo. Sapete, è lunga almeno 36 pollici e pesa 15 libbre, senza esagerare. Divertitevi, ragazzi. Grazie. È il tuo camion? Ma che cosa abbiamo? Guarda, Clem, abbiamo un vero e proprio ranger donna. La sola cosa che mi piace più di una donna in uniforme è un'altra donna in uniforme. Vieni a bere qualcosa con noi. Forza, beh, andiamo, non fare così. Vieni. In piedi contro il camion, palla di lardo. Brava la signorina. Siedi qui, Bobby. Torno subito. D'accordo. Ora ascoltatemi bene. Vi confisco il camion. Le vostre trappole. E tutto il resto. Qual è il problema? Sembra che questi cacciatori abbiano un problema con la legge. Prendiamo! Forza! Sono troppo! Thank you.
Sa, non ha ancora risposto all'invito a cena di Bobby. Quindi mi sta invitando lei? Sì. Mi piacerebbe. Che ne dici allora alle 8 su a Chandler Hill? La casa del dottore? Sì, va bene. Benissimo, ci vediamo dopo. D'accordo. Bobby! Vieni, figliolo. Tu pensi che lo squalo sia qui in giro? Non ho paura, so che mi proteggi tu. È giusto, ne puoi essere certo. Ehi, ne hai preso uno grosso. Tiralo su. Ecco, così, avvolgi il filo. Dai, avvolgi il filo. Oh, no. Beh, la prossima volta. Speriamo. Bene, Bobby, metti via i giocattoli e dammi una mano. Che cosa c'è? Non ti piace la mia cucina? Non molto. Ciao. Ciao. Accomodati. Grazie. Dov'è Bobby? Ah, eccolo. Ciao. Come va? Guarda che ti ho portato, guarda. Come si dice? Grazie. Non c'è di che. Andiamo, svegli! Forza! Siete sicuri che è qua su? Bene, andiamo! Kelly mi piace, papà. Anche a me. Bacio. Buonanotte. Così dolce. Spero che non ti dispiaccia se ti chiedo cosa è successo alla madre di Bobby. Julie è morta in un incidente d'auto. Un ubriaco. Mi dispiace. Dimmi, e tu sei mai stata sposata? No. Vivi quassù tutta sola? Sì. Deve essere bello. Ah sì, è bello. C'è l'aria fresca e non c'è il telefono. È meraviglioso. Direi che Madre Natura ha fatto un bel lavoro. Lo penso anch'io. Mi piacerebbe vivere qui. Non ne sono sicura. Che vuoi dire? Ti mancherebbe il caos della città. Qui è piuttosto noioso. Te la sei cavata bene con i cacciatori. Dove hai imparato a combattere? Nell'esercito. Nell'esercito? Sì. Beh, anche tu te la sei cavata abbastanza bene, per un dottore. Dimmi, perché ti sei congedata? Ero di stanza in Iraq durante la guerra.
E noi avevamo il compito di abbattere un impianto nucleare che Hussein aveva costruito. Ma quando l'abbiamo trovato ci siamo accorti che era presieduto da bambini, bersagli viventi per chiunque avesse un'arma. Mi ha fatto star male. La guerra, i morti, la politica. Niente aveva un senso. Penso si possa dire che ho avuto una specie di rivelazione spirituale. Appena sono tornata in patria mi sono congedata e sono venuta qui, lontano da tutto. Adoro questo posto. E, beh, so che può suonare strano, ma qui mi sento molto più vicina al paradiso. A me non sembra strano. È stata una bella serata. Anche per me. E la cena era ottima. Grazie. Ti va domani mattina di fare un giro con Bobby e con me? Oh sì, mi piacerebbe. Sarebbe bello. Io ora dovrei andare. Io ti accompagno alla macchina. Sì. Sì. Vai di là, tu da quell'altra parte, forza! Facciamogli capire che siamo qui. Esci con la borsa! Lo sappiamo che ce l'hai tu! Andiamo! Oh, senti, noi vogliamo soltanto il dischetto, è chiaro? Tu ci dai il dischetto e noi ce ne andiamo, va bene? Bobby, rimani qui. Non muoverti, torno subito, va bene? Va bene.
Ah, tu fai il pagliaccio, vuoi giocare? E va bene, giochiamo, gioco anch'io, voglio giocare anch'io. Vai. Cazzo so giù. Va bene, forza, circondiamo la casa, forza. Pistole! Gettale! Bobby, va tutto bene, figliuolo? Esci, Bobby! Sei bravo a organizzare una festa, eh? Allora, chi era? Non lo so. Sicuramente li troverò. Ho paura, papà. Stai tranquillo, Bobby. Non posso crederci. Mach 11, C4, di fabbricazione russa. Chiunque siano, è questo che vogliono. Che c'è dentro? Non lo so. Mi hanno scambiato la borsa. Dobbiamo andare dallo sceriffo. Il mio camion è qui dietro, andiamo. Oh, magnifico! Santo cielo, hanno distrutto la radio. Vuoi fare una passeggiata? Quanto lunga? 6 miglia buone. Non se ne parla. C'è un posto più vicino? Sì, c'è. Seguimi. Pronto, signor Carducci? Sono Vincenzo. Lo so che sei stupido. Va buono, ma mo riporto il culo a casa. Hai dei problemi, compagno? No, no, nessun problema, è già risolto. Stai cercando in tutti i modi di irritarmi. Cerchi di nascondermi qualcosa, vero? La fiducia deve essere bilaterale. Ci dobbiamo guardare occhi negli occhi. Beh, c'è stato un dottore che ha preso una cosa che mi appartiene e così ho mandato i miei ragazzi sulla montagna per riprenderla. Una cosa tira l'altra e... quel fesso li ha fregati, tu li conosci quasi tutti, tranne quella bestia di Winnie, sulla buon'anima di mia madre. Cosa ho fatto per meritarmi uno così? Cosa ha preso questo dottore che è così importante per te? Ho dischetto da compiere. Il dischetto con i nostri patti e tutto il resto? Sì, sì, ma ti ho detto che posso cavarmela, lui non sa neanche questa cosa... Questa non è una bella notizia, amico mio. Ti ho detto che lo troverò. No, lascia che sia io a trovarlo per te. E come? Che vuoi fare, sguinzagliare o psicopatico?
Amico mio, non essere impertinente. È importante per me come per te che la nostra operazione prosegua senza problemi. Inoltre, io ho da perdere quanto te, compagno. Beh, senti, vuoi che i tuoi uomini si uniscano alla festa? Avanti, accomodati. Sitikov, a lui piace uccidere gli americani. Gli ricorda i vecchi tempi del KGB. E inoltre, il dottore vedrà il suo ultimo paziente. Si è cacciato. Ehi, guarda chi c'è! Kelly, è bello rivederti! Ehi, hai portato qualche amico con te, questo eh? Johnny e il figlio Bobby. Johnny, ciao Bobby, unico, è un piacere. Solo Bronk e Calhoun. Mi piacciono i tuoi animali. Oh, grazie tante. Bronk, abbiamo qualche problema, ho bisogno del tuo aiuto. Sai, ho sentito molti rumori provenire dal lago stanotte. Hanno a che fare con voi? Temo di sì. Ho bisogno di lasciare qui Bobby mentre noi andiamo dall'usceriffo. Beh, farò tutto quello che posso. Sali su questo vecchio cavallo e andiamo a fare un giro per il... Certo! Ci va? Oh, cielo, eccoci qua! Op, 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 op. Aggrappati a questo vecchio cavallino! Via. Chi è quell'uomo? Un vecchio amico. Ecco, possiamo andare dalla capra! Sei certa che starà al sicuro? Sì, Bronk è il migliore, starà benissimo. Bobby, vieni qui. Rimani qui e fai il bravo, ok? Io torno appena posso. Ti voglio bene. Anch'io. Ok, ok. Grazie. Divertiti, eh? Andiamo. State attenti! Trappola per orsi. Spezza l'osso e recide l'arteria finché l'animale muore dissanguato. Sono ben nascoste e molto taglienti. Il signor Carducci non lo vuole morto. Prima deve darci il dischetto. Potrebbe averlo nascosto dovunque, imbecille. Dove sta? Hai visto qualcosa? Non lo so.
Dov'è? Faccio! Viste! Da questa parte! Stai bassa! Muovete il culo, ci siamo! Sulle mani! Non fate mosse stupide! Che razza di dottore sei? Questo è l'uomo che ha battuto i vostri soldati? Dove sono i ninja? Ma io che cazzo ne so? Dove sta il dischetto? Che dischetto? Che dischetto? Tu non sei un combattente. Provami. Può darsi che lo fa. Boris, finiamolo con questa stronzata. Devi farlo confessare. Il mio nome non è Boris. Dove sta il dischetto, stronzo? Puoi starmi a sentire. Non mi va di fare conversazione. Se me lo consegni è meglio per te. Non provare a scherzare o ti ammazzo. Va al diavolo. Aspetta, lascialo stare. Tu sei proprio carina, dolcetta. Va bene, ti dirò dov'è. Dov'è? Lì sotto. Controlla, no? Sarà meglio che tu non abbia mentito. A me sembra un vantaggio. Mi piace il tuo stile, dottore. Dividiamoci. Sì, d'accordo. Qui tra 10 minuti. Questa merda di neve. Senti, dobbiamo dividerci e circondarli. Tu vai da quella parte. D'accordo, ragazzi, ne andiamo di qua. Da. Davai. Davai. Ugh!
Tony! Tony! Vieni qui! Tony! Tony! Tieni. Tony! Forza, Tony, rispondi! Tony! Tony! Vieni alle spalle! Tony, dove sei? Rispondi, Tony! Sto venendo a prenderti, Vinny. Non ci torno. Bang! Dietro di te. Sei il prossimo. Andiamo via di qua, forza! Gli uomini hanno preso la radio. Li vuoi vivi? Allora ascoltami e poi forse tu vivrai. Johnny Wu. Ascoltami, Johnny Wu. Vogliamo soltanto il dischetto. Se tu ce lo darai, sarai libero di andare. Sì, come la visita di stanotte. Ci sono due modi per uscire di qui. O andate via adesso, o in tante bare comode. Da, da. Accetto la tua sfida. Andiamo. Ah, non mi piace, Boris. Non mi piace neanche un poco. Insomma, siamo venuti qua e guarda che è successo. E adesso dobbiamo giocare al comando con questo buffone. Insomma, questa non è una squadra d'assalto, ma mi capisci o no? Ti ho detto di non chiamarmi Boris. Se mi chiami Boris, un'altra volta ti faccio ingoiare la lingua e la do in pasto ai lupi. E poi ti uccido. Da? Da voi? Fascio! Gesù, andiamo. Davide, dai! Usciremo, vivi da qui! Da Mosca! La tia Tatula, sei mo! Ma io non ti capisco quando parli, ma perché non parlo americano? Fancun! Ashley! Ashley! Facciamo il giro, li prendiamo alle spalle. Buona idea, io vado di qua. Thank you.
Non muoverti, non muoverti! Vieni qui, adesso morirai! Vieni! Dov'è il dischetto? Dov'è il dischetto? Quagliodo, sei pazzo, lo sai? Mi vuoi fare morire d'infarto? Sei un comunista figlio di puttana, dovresti essere rinchiuso! Hai capito, Boris? Figlio di puttana! Ti avevo detto di non chiamarmi Boris. Dovevano chiamare un'ora fa. Devi rilassarti, compagno. Sitikov è un soldato molto efficiente. Non ha mai fallito una missione. A differenza dei tuoi. Non mi frega niente cosa pensi. Comincia a darmi sui nervi. Sei negli Stati Uniti qua e non nella tua fottuta Russia. Sei un grandissimo porco. Cosa hai detto? Ho detto che sei tu il capo, compagno. Sceriffo! Oh mio Dio! Johnny! Kelly! Sceriffo, gli hanno sparato! Mi faccia vedere. Ok, andiamo! Forza! Di qua, sceriffo! Mi faccia dare un'occhiata. Salva il bambino, prendi il mio carro.
Sta attento, Johnny. Come fa a fare tutto questo un uomo solo, eh? Un dottore. Come faccio a sapere che il tuo gorilla non sei impazzito e ha massacrato tutti quanti? Abbi fiducia, compagno. Beh, io non sono il tuo fottuto compagno. Non mi fido neanche lontanamente di te. E neanche di quello scimmione. 14 uomini. Cosa dovevo fare? Chiamare il fottuto esercito? Ehi, Nunzio, vieni qua! Quello è un uomo molto forte ma antipatico. Hm? Ti manca tuo padre? Eh? Sei un bravo bambino. Sì, è così. Che ne dici di andare dal tuo papà? Eh? Sì? Tu vuoi che io lo faccia? Bene. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Bene, bene, ma che figlio di puttana. Gianni, dagli un po' un'occhiata. Che cos'è? È un grafico di distribuzione internazionale per la vendita di armi. Armi nucleari comprate e vendute al mercato nero. Quel nome ti dice qualcosa? No. Beh, a me sì. È la mafia, la peggiore. Ha infilato le tue manine in un bel pasticcio, amico mio. Dalla caduta del comunismo i russi sono diventati matti. Il mercato nero controlla la percentuale più alta delle esportazioni. Sei capitato in mezzo a una cospirazione internazionale. Criminale con le armi nucleari? Insomma, è pazzesco. Che succederebbe se... Se uno solo di loro all'improvviso desse di volta il cervello? Adesso che pensavamo che la minaccia nucleare fosse finita, risorge con un nome diverso, crimine organizzato, mafia globale. Mike, che cosa dobbiamo fare con Bobby? Insomma, hanno detto che... Hanno detto niente poliziotti. Johnny, Carducci ucciderà Bobby comunque, ma aspetterà finché non arriverai lì. Abbiamo soltanto 2 ore. Ascolta, Carducci ha orecchie dappertutto, persino nel dipartimento. La sola speranza per Bobby di uscirne vivo siamo noi. Giù, dottore! Oggi è il giorno del padre felice. Molto toccante. Tu? Tu sei il pazzo che ha fatto fuori metà dei miei uomini. Andiamo, dai. Il dischetto, dottore.
Siediti, Bobby. Tieni. Stai qui, Bobby. Io torno subito. Adesso vediamo che sai fare. Perché le persone fanno del male alle altre persone? Non lo so, figliuolo. È difficile rispondere. E perché i pesci mangiano i vermi? Questo è facile. A loro piace quel sapore. Ma non sono mica buoni, ho provato. Faresti meglio a limitarti al nostro cibo.
E io ho fatto una zuppa di vermi per cena. Siediti qui. È un ordine del dottore? Assolutamente. Bobby, ne hai preso uno? La squalla! Magnifico.